Questa è la vista che c'è dal balcone della mia stanza, della stanza delle camere dei volontari che vivono qui. Siamo sul lato est della missione, lì la centrale termica e l'officina, qua sotto le cisterne con l'acqua. E dietro la serra. Questa è tutta la palazzina dedicata ai volontari e poi ci sono gli appartamenti di Silvano e Carmen e un altro appartamento giù in fondo. Questa è la sala comune dove la sera mi metto a leggere qualche cosa. E questa è la finestra della mia stanza. E qua la vista si allarga sulla vallata di Adua. Iniziano ad arrivare le prime donne che vengono a lavorare qui. Il parcheggio delle macchine a disposizione, cisterne per l'acqua, la Madonnina. L'antenna satellitare che ci permette di comunicare in internet. Questo complesso è il complesso originario, che sta qua su in alto, dove adesso ci sono i cosiddetti corsi professionali, sotto le scuole. Questa è l'entrata, è l'altro lato della palazzina, con le varie entrate. Lì in fondo all'ostello dove vivono circa 17-18 ragazze che frequentano la scuola e vivono regolarmente qua. Questa è invece la palazzina, cioè la costruzione dove vivono le suore, con i loro appartamenti, la chiesa, il refettorio e tutto il resto. E questo è il piazzale principale, quello del nucleo originale, qui è nata la missione. Adesso è stato costruito un campo. Una pista di pattinaggio per andare in bicicletta, prima c'era un campo di calcio. Qui i corsi professionali, l'ufficio di Sorlaura, la prima è la sala dove ci sono i computer. Poi la zona nuova, quella costruita da pochi anni, un campo per le attività in genere, dei container. Con tutto stivato il magazzinaggio e qui sotto la scuola. A destra la scuola materna. Un parco giochi. Sinistra il campo di calcetto, quello lì al centro con scritto school è la palestra, qui sotto l'infermeria, qui questa porta qui è quella del mio studio, l'altra è la porta proprio della clinica dell'infermeria. Gli uffici della direzione scolastica, tutte le palazzine con i corsi.